trovare tanta tecnologia, mi aspettavo di trovare tanti laboratori e tante persone interessanti, e invece la prima cosa che noto a Singularity University è la community. E fin da quando sono scesa dall'aereo e sono salita sul primo pulmino per arrivare a Singularity, dall'autista alle persone dello staff, sono tutti assolutamente interessati alle tecnologie esponenziali. E in 3 giorni sembra di essere lì da 3 mesi. Abbiamo iniziato subito a ritmo altissimo a lavorare sui nostri progetti e sulle nostre idee. È stato qualcosa di veramente inaspettato, nonostante ero stata preparata ai ritmi e all'idea. Soprattutto quello che scopre Singularity University, che personalmente ho scoperto io, era che tante cose che pensavo esistessero solo in fantascienza esistono nella realtà e sono sul mercato oggi e risolvono davvero i problemi delle persone. Ero partita dall'Italia con un progetto su blockchain e privacy, perché privacy era quello che mi appassionava in Italia, e invece qua ho cominciato da subito a lavorare con altre 3 persone che sono fortemente interessate in blockchain per governance, e abbiamo scoperto che probabilmente privacy non era la prima e l'unica applicazione, e quindi abbiamo espanso l'area mixando i nostri progetti che avevamo presentato fin dall'inizio. E adesso abbiamo costruito la base di un sistema per democratizzare l'accesso a blockchain, quindi per dare a più persone possibili l'accesso a una tecnologia che oggi come oggi è troppo difficile per i più. E quindi un po' come un tempo era difficile per una persona costruire un sito internet, noi speriamo che nel nostro futuro sarà semplice, come lo è oggi per una persona costruire un sito internet, costruire la sua community su blockchain. Quando sono arrivata ero convinta che fine agosto sarei tornata in Italia, il 1° settembre avevo il volo già organizzato, mentre invece quest'anno Singularity per la prima volta si è resa conto che 80 persone da 40 paesi del mondo diversi creano progetti eccezionali ma hanno bisogno di aiuto per andare avanti insieme. Per esempio nel mio gruppo siamo persone da 4 continenti diversi e quindi siamo stati selezionati per il progetto è l'acceleratore, non è l'acceleratore, è per l'incubatore di Singularity University chiamato Launchpad, quindi saremo in Silicon Valley fino a novembre e questa sarà ovviamente un'opportunità unica per andare avanti con networking e per continuare a sviluppare con le tecnologie che Singularity University ci mette a disposizione. Perfetto, grazie. Grazie.